Siamo nel 2021, nuovo anno, nuovi propositi e perché no, nuove applicazioni. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e oggi vi mostro 10 nuove applicazioni per iniziare in modo diverso questo nuovo anno. Come sempre, prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Attivate inoltre la campanella per essere sempre notificati ogni volta che pubblico un nuovo video. Questo video è sponsorizzato da Filmora X, un programma davvero fantastico ed intuitivo di video editing disponibile sia per Windows che per Mac. Con Filmora avrete la possibilità di utilizzare tecniche avanzate come ad esempio il motion tracking, applicato in semplici e pochissimi passi. Con Filmora l'editing è proprio alla portata di tutti. Possiamo inserire transizioni davvero interessanti, titoli e testi semplicemente trascinandoli. Proviamone un paio. È davvero facile e veloce. Con questo programma anche utilizzare l'effetto green screen è davvero, davvero semplice. Su questo editor c'è davvero tutto quello che un videomaker può desiderare. Abbiamo lo split screen, abbiamo la registrazione dello schermo ed anche il picture in picture. Se volete scoprire di più su questo programma, vi lascio il link a un video che ho fatto nelle schede e descrizione, insieme a tutti gli altri link per scaricare, provare ed eventualmente acquistare questo programma. Iniziamo dalla prima applicazione che si chiama OneScreen, ed è un'applicazione fantastica e che semplificherà la vita a tutte le persone che lavorano con la grafica online, soprattutto alle persone che lavorano con i social, quindi storie su Instagram, Facebook, post e così via. A me, ad esempio, semplifica la vita tantissimo durante la creazione di anteprime per i miei video di YouTube. Per qualche strano motivo non riesco a utilizzare la registrazione dello schermo dell'iPhone con questa applicazione. La registrazione si ferma sempre. Quindi, per quest'unica applicazione, andrò a registrare direttamente lo schermo dell'iPhone con la Reflex. Quindi, cambiamo inquadratura. Ok, iniziamo e apriamo l'applicazione. Andiamo adesso su Mockup. Con questa applicazione possiamo creare direttamente dal nostro iPhone dei fantastici Mockup. Andando su Device abbiamo la possibilità di scegliere tutti i possibili dispositivi Apple, quindi abbiamo la sezione iPhone, possiamo selezionare iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, possiamo ad esempio anche andare a scegliere l'iPhone XR e mettere il colore rosso ad esempio, oppure ancora il colore azzurro e come vedete intorno all'iPhone la cornice, essenzialmente la scocca, viene modificata in base al colore che abbiamo scelto e possiamo anche utilizzare una versione un po' futuristica dell'iPhone senza notch. Come ho detto all'inizio, abbiamo tutti i dispositivi Apple che possiamo provare. Continuiamo con iPad, abbiamo la possibilità di selezionare tutti questi iPad che sono presenti nel menu e per ognuno di questi possiamo andare poi ovviamente a cambiare il colore. Abbiamo anche tutti gli Apple Watch, dai più nuovi ai più vecchi. E anche in questo caso possiamo andare a cambiare il colore e spesso e volentieri anche il cinturino. Possiamo andare a mettere quelli più interessanti. Infine abbiamo la sezione Mac. Abbiamo il MacBook, il MacBook Air e il MacBook Pro. Se andiamo avanti abbiamo anche la possibilità di selezionare l'iMac e il display Cinema XDR. Andiamo ad esempio a utilizzare l'iMac per questa nostra prova e vediamo quante altre cose possiamo fare con la nostra applicazione. Possiamo andare ad esempio a cambiare l'immagine che viene mostrata all'interno. Come vedete l'immagine viene modificata e ridimensionata per farla stare all'interno delle dimensioni del Mac, però possiamo andarla a sistemare andando qua in fondo e premiamo su Fill. Andiamo poi su Aspect Fill. E l'immagine, come vedete, verrà riportata nella sua dimensione originale. Possiamo andare a cambiare davvero un sacco di impostazioni. Quelle più interessanti sono 3D Rotate, quindi possiamo far ruotare i dispositivi che abbiamo nella nostra immagine utilizzando questi controlli X, Y, Z e profondità, oppure utilizzando questi preset che troviamo qua in basso, che sono essenzialmente già modificati e possiamo andare a selezionare. Prendendo ad esempio questo, come vedete, l'iMac viene spostato e abbiamo una prospettiva diversa. Ovviamente poi possiamo sempre modificare i controlli sopra e quindi a partire da un preset possiamo andare a ottenere la nostra modifica che vogliamo. Possiamo andare a cambiare il background, ovvero lo sfondo, e in questo momento lo sfondo è trasparente. Questa per me è una figata incredibile perché io posso prendere questa immagine, portarla sul mio Mac e utilizzarla esattamente così com'è, ritagliata già in modo perfetto. Se però a noi non interessa avere l'immagine con sfondo trasparente, possiamo utilizzare queste tre interessanti impostazioni. La prima ci dà uno sfondo molto chiaro, comunque creato in base a ciò che abbiamo all'interno dell'immagine. Dopodiché abbiamo la seconda versione che va a prendere comunque quello che c'è all'interno dell'immagine e dà i colori abbastanza reali. E infine la versione scura, dove prende l'immagine che sta all'interno e la scurisce. In alternativa possiamo ovviamente utilizzare un colore qualunque. Un giallo, un rosso, un blu. Quello che vogliamo. Un'altra impostazione davvero interessante è l'opzione Shadow, che ci permette di andare a inserire una sfumatura sotto al nostro dispositivo, un'ombra. Andiamo a premere su una di queste impostazioni già predefinite e possiamo vedere già effettivamente l'ombra che viene creata. A noi, ad esempio, piace questa qui.
Come vedete, purtroppo è andato a modificare di nuovo l'immagine all'interno, ma possiamo sempre andare a riportarla nelle sue dimensioni originali premendo su Fill e poi su Aspect Fill, e spesso succede quando andiamo a modificare le altre impostazioni. Ci modifica ciò che abbiamo all'interno, ma possiamo poi dopo sempre andarlo a cambiare. Infine, velocemente vale la pena menzionare la scala, possiamo andare a ridurre o aumentare la dimensione del nostro iMac e possiamo anche andare a cambiare la tela sulla quale stiamo lavorando, ovvero in questo momento stiamo lavorando su una tela relativa alle storie di Instagram, quindi 9 sedicesimi. Possiamo cambiare le 16 noni, come ad esempio un'anteprima dei video di YouTube, uno a uno, come ad esempio i post su Instagram, e così via. Una volta che siamo soddisfatti, andiamo a premere su Save. L'immagine verrà salvata poi dopo all'interno del nostro rullino. Passiamo adesso alla seconda applicazione sulla nostra lista, che si chiama My Weather, questa qui col gattino giallo e l'ombrello. Questa applicazione è stata sviluppata da un team giapponese, quindi è leggermente diversa rispetto alle classiche applicazioni che siamo abituati ad utilizzare, però possiamo utilizzarla in inglese e ci sono davvero un sacco di informazioni che secondo me sono davvero interessanti. Con la grafica che ho scelto sopra posso vedere le previsioni per la giornata di oggi e sotto le previsioni per la giornata di domani. Se poi scendo posso vedere le previsioni di tutta la settimana, spostandomi a destra e vedendo anche i giorni successivi. Scendendo poi abbiamo altre informazioni come la probabilità di precipitazioni, l'umidità, la temperatura percepita, il vento e così via. Sotto a questa sezione abbiamo la parte che secondo me è la vera novità di questa applicazione, la parte living. Qui l'applicazione ci dice come dobbiamo comportarci con questo tempo. Ci dice che in questo periodo la maggior parte delle persone si prende il raffreddore e ci dice che dovremmo vestirci con dei vestiti invernali non troppo pesanti. Infine, ovviamente, ci dice che la protezione solare necessaria è minima. Continuando, abbiamo dei grafici davvero interessanti sul sorgere e calare di luna e sole. Sotto poi abbiamo le previsioni ora per ora, dove abbiamo sulla destra anche la percentuale di probabilità di pioggia. Le previsioni ora per ora le abbiamo per tutta la giornata di oggi, la giornata di domani e anche per la giornata di dopodomani. Dopodiché abbiamo delle previsioni più generiche per i giorni successivi. Questa applicazione inoltre ha dei widget davvero belli che possiamo andare ad impostare sul nostro telefono. Possiamo quindi anche non utilizzare mai l'applicazione e utilizzare soltanto i widget. Andiamo a vederli insieme. Già questo widget è davvero interessante, molto minimal, ci dice che pioverà e la temperatura è compresa tra i 2 e i 7 gradi. Se ci spostiamo verso sinistra abbiamo altri widget, abbiamo delle previsioni per i prossimi giorni, e se andiamo ancora a destra abbiamo altri widget con delle informazioni un attimo più approfondite. Possiamo ovviamente scegliere quello che più ci piace. A me piace particolarmente questo qui, con la grafica di tutta la settimana, premo su aggiungi widget, eccolo qui in alto nella nostra schermata, davvero davvero carino. Proseguiamo con la terza applicazione sulla nostra lista, Wallpaper Central. Ovviamente questa applicazione, come dice il nome, è un'applicazione che ci serve per trovare fantastici sfondi per il nostro telefono. Questa applicazione ci consente di trovare sfondi normali, statici per il nostro telefono, sfondi live per il nostro telefono e infine delle fantastiche watch face per il nostro Apple Watch, tutto all'interno della stessa applicazione. Andiamo a vedere alcuni di questi sfondi, ce ne sono tantissimi sul Natale e sono tutti molto belli. Ormai purtroppo le feste sono finite, però l'anno prossimo sono sicuramente un'ottima idea. Scendiamo, ad esempio a me piace particolarmente questo alberello qui, se vogliamo salvare questa immagine premiamo su download e l'immagine verrà salvata nel rullino. Vediamo adesso questi wallpaper live, possiamo provarli tutti ma non possiamo scaricarli perché serve la versione pro dell'applicazione. Andiamo ad esempio a vedere questo qui che dice Happy New Year. Eccolo qui, ma dov'è l'animazione? L'animazione è presente se teniamo premuto sullo schermo. Eccola qui, una figata. Insomma, un'applicazione davvero fantastica con un sacco di sfondi per il vostro iPhone. Proviamo ad esempio questo qui, teniamo premuto ed ecco che scende la neve. Davvero, davvero bello. Anche le watch face per il nostro Apple Watch sono davvero belle, dateci uno sguardo, sicuramente ne vale la pena. Quarta applicazione sulla nostra lista, un'applicazione che non è una novità ma che è un grande ritorno, ovvero Doodle Jump 2. Per chi come me utilizza l'iPhone ormai da 10 anni, Doodle Jump è un gioco che sicuramente ha provato, è un gioco nostalgico, un gioco che si utilizzava, non lo so, 6 o 7 anni fa. Adesso è tornato nella sua versione 2 e quindi possiamo giocarci anche su nuovi modelli di iPhone. Se questo gioco non l'avete mai sentito, scopriamolo insieme, è davvero interessante ed è perfetto per passare qualche minuto se non sapete cosa fare. Voi siete questo fantastico alieno e inclinando il display a destra o a sinistra andrete a farlo saltare in una direzione piuttosto che nell'altra. Le novità sono davvero tantissime, ci sono delle piattaforme che si spaccano, delle piattaforme che scompaiono, ovviamente dipende tutto quanto dal livello in cui siete e dalla difficoltà a cui state giocando. A me piace tantissimo questo gioco dove devo solo inclinare il dispositivo, è qualcosa di fantastico, mi sembra di essere incredibile di allenare riflessi, non lo so, oppure sarà soltanto la nostalgia. È un gioco davvero bello, vi consiglio di scaricarlo. Ok, ho battuto il mio record, metto in pausa, continuo più tardi. Applicazione numero 5 sulla nostra lista,
e Sound. Andiamo a scoprirla insieme. Che cosa è successo? Sono finito su Spotify? No, però questa applicazione è davvero molto molto simile, soprattutto in termini di grafica. Che cosa ci permette di fare questa applicazione? Ascoltare musica in streaming, in modo completamente gratuito, quindi mentre su Spotify dobbiamo pagare un abbonamento mensile, con questa applicazione no, è tutto completamente gratuito. Andiamo ad esempio in Hits del momento e queste sono le canzoni che sono disponibili. Abbiamo i Daily Mix, esattamente come su Spotify, abbiamo le classifiche, abbiamo le tendenze. Praticamente è come Spotify, semplicemente non paghiamo nulla. Andiamo ad esempio a vedere le classifiche globali ed ecco qui le canzoni che sono in classifica. Sicuramente Spotify ha molto più da offrire rispetto a questa applicazione, essendo un'app di fatto a pagamento, ma devo dire che questa è una valida alternativa se non vogliamo spendere soldi tutti i mesi per ascoltare semplicemente qualche canzone. Utilizzare quest'app sicuramente è meglio rispetto all'utilizzare YouTube, far partire il video e lasciarlo andare, è molto molto più comoda. Se premiamo poi su Libreria, abbiamo inoltre la possibilità di andare ad importare i nostri brani, quelli che magari abbiamo all'interno dei file del nostro telefono. Infine, andando nella sezione cerca, abbiamo la possibilità di cercare brani e playlist, e inoltre possiamo effettuare le ricerche in base al genere. Andiamo ad esempio sotto rock ed ecco le opzioni proposte. Devo dire che è davvero molto molto simile a Spotify e il design mi piace davvero tanto. È perfetta per un'applicazione di streaming musicale. Dunque, applicazione consigliatissima se non volete spendere nulla, ma volete comunque ascoltare musica in streaming. Continuiamo ora con la sesta applicazione sulla nostra lista, ovvero Video Info Viewer. Questa non è un'applicazione ottimizzata a livello grafico, a livello design, è un'applicazione utile per tutti i videomaker. Premiamo ad esempio su Open e andiamo all'interno del rullino. Andiamo ad esempio in Recently Added, scendiamo e prendiamo un video. Scendiamo e prendiamo ad esempio questo video qui. Ecco, in questa schermata abbiamo tutte le informazioni che riguardano questo video: il nome del file, la risoluzione, il formato, il frame rate, la dimensione e anche la durata, tutte cose davvero fondamentali per i videomaker. Se fate spesso editing direttamente dal vostro telefono, potrebbe essere utile avere un'applicazione di questo tipo, che ci dà tutte le informazioni sui video che abbiamo all'interno del nostro device. Utilizzarla, come avete visto, è semplicissimo, basta selezionare il video che ci interessa e ci vengono mostrate tutte queste proprietà. L'app è gratuita, come dicevo, non è una figata a livello di design, ma potrebbe sicuramente tornarvi utile. Eccoci arrivati alla settima applicazione, ShareQR, un'applicazione davvero molto interessante. Se andiamo ad aprire questa applicazione, la prima volta ci dirà di andare ad abilitare alcune impostazioni all'interno del nostro iPhone. Una volta fatto, questa sarà la schermata che ci verrà presentata. A questo punto possiamo andare a prendere qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa che vogliamo condividere dal nostro iPhone. Ad esempio, andiamo a prendere una foto. Io vado a prendere questa qua con l'alberello, premo sul simbolo di condivisione e qui, se vado su altro, in fondo, nella schermata di condivisione, scendo, posso trovare Share QR. Ecco che ci viene mostrato un QR con un indirizzo IP sotto, ed essenzialmente questo ci serve per capire che stiamo condividendo questa immagine direttamente dal nostro telefono. Quindi come funziona? Se noi prendiamo qualsiasi telefono, qualsiasi nostro amico, iPhone, Android, quello che è, e inquadriamo questo codice, potremo andare a scaricare l'immagine che abbiamo condiviso. Ovviamente dobbiamo essere sulla stessa rete Wi-Fi. Qui l'applicazione ci dice: attenzione, questo tipo di condivisione potrebbe non funzionare su tutte le reti Wi-Fi, posso dirvi tranquilli, a meno che non abbiate impostato qualcosa di incredibilmente complesso customizzato sul vostro router, riuscirete a condividere i vostri oggetti tramite questi fantastici QR. Si tratta essenzialmente di un metodo alternativo per andare a condividere qualcosa con i vostri amici, soprattutto se non hanno un iPhone, altrimenti AirDrop penso faccia il caso vostro il più delle volte. Eccoci arrivati all'ottava applicazione sulla nostra lista, ovvero Listle. Andiamo a premerci e andiamo a seguire le istruzioni. Qui dobbiamo selezionare i nostri interessi, quali sono gli argomenti su cui vogliamo restare sempre aggiornati. Mettiamo ad esempio business e startup, intrattenimento, ci sarà tecnologia da qualche parte, scienza sicuramente, tech e notizie sul mondo. Ok, ne ho selezionate abbastanza, premo su Get Started. Ecco un fantastico video di una signora che parla. Che cosa fa questa applicazione? Già, questa applicazione essenzialmente ci permette di vedere dei pezzettini di notizie prese da diversi notiziari in base ai nostri interessi. L'unica, tra virgolette, vera e propria fregatura è che quest'app è disponibile soltanto in inglese. Io l'inglese lo capisco, lo parlo un po' meno bene, però lo capisco e quindi in ogni caso riesco a passarci sopra. Però immagino che ci siano persone che con l'inglese proprio non ci vanno d'accordo e quindi non potranno usufruire di questa applicazione. Ed è un peccato perché è davvero, davvero comoda. Se dunque riuscite a passare sopra il fatto che questa applicazione è completamente in inglese, ve la consiglio, è davvero, davvero comoda. Soprattutto ai giorni nostri, restare aggiornati su quello che succede nel mondo è molto importante e quest'app potrebbe fare proprio a caso vostro.
Eccoci arrivati alla nona applicazione sulla nostra lista, ovvero Dolby On. Che cosa fa questa applicazione? Ci permette di registrare delle note e di andarle a modificare in tempo reale. Che cosa significa? Significa che io vado a registrare una nota e lui applica degli algoritmi mega fantastici di intelligenza artificiale e cose strane sue e tira fuori delle registrazioni audio che sono perfette a livello acustico. Che cosa significa? Che vengono rimossi i rumori di fondo, che la nostra voce viene amplificata quando è troppo bassa. Insomma, è comodissimo se vogliamo registrare delle note che devono essere davvero davvero chiare nel momento in cui andiamo a riascoltarle. Ok, ho dato l'accesso al microfono e questo è l'audio che sto registrando. Vediamo un attimo come si sente, poi dopo quando andiamo a riprodurlo. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ok, avete sentito l'audio adesso dal mio microfono, ora sentiamo come si sente dall'iPhone. Ok, ho dato l'accesso al microfono e questo è l'audio che sto registrando. Vediamo un attimo come si sente, poi dopo quando andiamo a riprodurlo. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Wow, io l'ho ascoltato con voi per la prima volta insieme e l'audio che avete sentito voi non entra da questo microfono, ma è l'audio della registrazione del telefono. Quindi voi sicuramente con le vostre cuffie riuscirete a sentire dei dettagli migliori rispetto a me che lo sento direttamente dallo speaker dell'iPhone. Mi sembra davvero davvero buona la registrazione e la qualità, ditemi voi nei commenti. Dunque, un'applicazione davvero semplice ma sicuramente utile se utilizzate spesso le note e se a volte non si sentono molto bene. Continuiamo adesso con la nostra decima ed ultima applicazione, che si chiama Friendspire. Andiamo a vederla insieme. Qui possiamo impostare le lingue che capiamo, anche in questo caso c'è una limitazione, dobbiamo accontentarci dell'inglese. Premiamo su Next. Qui possiamo mettere che cosa ci interessa: libri, podcast, serie TV e film. Io vado a mettere serie televisive, mettiamo dentro quelle che ci interessano, quindi ad esempio mettiamo fantascienza sicuramente, crime ci sta, commedia, dramma, salviamo. Ok, ora dobbiamo votare alcune di queste serie televisive che abbiamo visto. Andiamo a mettere ad esempio questa. Ok, premiamo su Done. Ed eccoci finalmente all'interno dell'applicazione. Che cosa ci permette di fare quest'app? Essenzialmente è una sorta di social network per tutte le cose che stiamo guardando in questo momento, quindi per condividere film, serie televisive, libri con i nostri amici. Ovviamente è una cosa abbastanza nuova, quindi nel mio caso non ho nessuno dei miei amici che utilizza già questa applicazione, però possiamo seguire altre persone online e di fatto possiamo capire un attimo quale persona hanno degli interessi in comune ai nostri e magari effettivamente trovare dei suggerimenti davvero davvero interessanti. Lo scopo di quest'app è essenzialmente quella di consigliarci un po' che cosa vedere quando non sappiamo che cosa guardare, quindi dobbiamo iniziare una nuova serie. Quest'app sa cosa consigliarci, va a vedere cosa piace ad altre persone che hanno visto i nostri stessi telefilm e che hanno i nostri stessi gusti e ci presenta essenzialmente dei suggerimenti che sicuramente ci possono aiutare nella scelta di un nuovo film o una serie televisiva da iniziare. Questa applicazione la trovo davvero davvero interessante perché mi capita spesso di non sapere cosa guardare, quindi di andare un po' in crisi quando non so che cosa iniziare, ma la trovo molto molto interessante perché raggruppa all'interno di una stessa app sia le serie televisive, sia i film, sia i libri che i podcast, il che non è per niente scontato, soprattutto per libri e podcast dove applicazioni di questo tipo immagino scarseggino un attimo. Spero che quest'app venga tradotta in italiano e che davvero tante persone inizino ad utilizzarla perché è davvero davvero valida. Ci sono un sacco di cose, un sacco di spunti, un sacco di persone interessanti da seguire e un sacco di consigli che possono aiutarci. Prima di continuare vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Filmora X, un software davvero interessante per il video editing, disponibile sia per Mac che per Windows. Con questo programma potrete fare editing professionale, molto di più rispetto ai classici video delle vacanze, senza dover studiare particolari corsi lunghi, difficili e costosi, perché utilizzare questo programma è davvero facile ed intuitivo. L'ho provato personalmente e posso dirvi che è un programma davvero valido. Trovate tutti i link e maggiori informazioni all'interno della descrizione del video. Spero che alcune di queste nuove applicazioni vi abbiano in qualche modo sorpreso ed intrigato. Se così è stato, lasciate un like ed iscrivetevi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Come sempre, all'interno della descrizione troverete tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram ed Instagram. Mi raccomando, seguitemi. Questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!